Salve a tutti, vediamo come prendere tutte le gemme del piano 9 di Luigi's Mansion 3. Sono tutte vicine, per la prima andiamo ad aspirare la sede che sta davanti all'ascensore ed ecco qua che appare un baule. Quindi prendiamo la gemma rossa. Ok, l'altra la troviamo nell'angolo in alto a sinistra, dobbiamo aspirare questi fiori e poi sparare la luce sulla colonna, sull'interruttore segreto, per far apparire la cassaforte. Di nuovo usiamo la strobo luce ed ecco che appare la gemma blu. Perfetto, per le altre prima affrontiamo il boss e una volta fatto andiamo a prendere un frammento e ce lo porteremo dietro per tutte le altre gemme. Quindi andiamo subito alla prima tecca che troviamo qui, destra, spariamocelo contro, ed ecco la gemma gialla. Riprendiamo il frammento, andiamo giù, in basso a destra, distruggiamo questa vetrina e uccidiamo il fantasma. Una volta fatto, il fantasma ci darà la gemma bianca. Bene, riprendiamo di nuovo il frammento e spariamolo sullo pterodattilo sopra l'ascensore. Ecco fatto. E abbiamo anche la gemma verde. Infine, qui proprio in basso a sinistra, dobbiamo distruggere l'altra teca, sempre con il frammento. Eccolo qui. E usare X per far apparire direttamente la gemma a fianco all'altro oggetto. Aspiriamo le sfere. E adesso le abbiamo prese tutte. Spero di essere stato utile. Un saluto.